Eccoci, ciao a Ciao a tutti, tutti, ciao. ciao! Benissimo, bentornati. Adesso permettetemi di fare qualche verifica sul computer perché è tutta roba un pochettino nuova. Intanto, se volete scriverci, se volete farci vedere che ci siete nel frattempo. Diciamo il perché di queste verifiche. Perché di queste? Sì. Perché si è svampato il L'avevamo detto computer, già la l'avevamo detto volta l'altra volta, scorsa, sai? sì. Beh, ti vedo molto a tuo agio, Andrea, col Molto, computer molto a diverso, mio molto agio, devo dire. grazie, grazie. Sì, anche lui si attacca Benissimo. all'elettricità, sì, Sì, cose similari comunque. esatto, sì, abbastanza simile, sì. Niente, prima di partire con il tema di oggi, diamo qualche aggiornamento, abbiamo anche questa volta dei ringraziamenti da fare, tra l'altro, come la volta scorsa. Ah sì, volevamo ringraziare Lorenzo, un apicoltore che avevamo conosciuto intanto che stavamo, anzi appena prima di iniziare a costruire la stalla ci ha dato una mano appunto col discorso del materiale e ci avevamo conosciuti in quell'occasione, poi da delle chiacchiere è venuto fuori l'incontro che abbiamo fatto ieri, se non ricordo male. E insomma abbiamo iniziato a scambiare due chiacchiere sull'idea apicoltura, quindi portare qua il discorso api, e polline, anche tante cose e al momento è ancora un pur parler, però insomma conoscendoci ormai quando abbiamo un'idea diciamo che siamo abbastanza bravi anche a concretizzarla, quindi chissà che verrà anche questo. E ringraziamo ancora il nostro amico Davide che ci ha fatto conoscere Lorenzo che ci aiuta in mille modi e quindi da cosa nasce cosa, eccetera, eccetera. E insomma, erano due puntate fa, no? Che dicevamo sono arrivate le capre, sono ancora vive, che bello, insomma, e già E sono stiamo. ancora E vive. sono ancora vive, sono molto serene, pascolano serenamente, e già stiamo pensando. E quindi adesso che facciamo? Ancora non abbiamo imparato come si chiamano e già vogliamo fare cose nuove, niente. Grazie Lorenzo, grazie Davide. Sì, Davide è il nostro grande sostenitore, devo dire. Beh, sei stato l'ultimo modulo dell'Academy, della Via del Cambiamento, il nostro percorso triennale, e quest'anno si è concluso il nostro primo anno. È stato molto bello anche perché era presente anche Simone con noi. E è stato un weekend molto intrigante, molto intenso, in cui abbiamo parlato anche uno degli argomenti che tratteremo stasera, i trigger. E è stato molto anche emozionante finire questo percorso di tanti moduli con le persone, vederli crescere nel tempo, vedere i loro cambiamenti, avere i loro feedback, è stato molto nutriente. Ed è stato anche estremamente bello poterlo chiudere proprio con Simon perché ha in qualche modo dato un po' un colore diverso al tutto, a parte la difficoltà della lingua perché lui parla soltanto inglese, quindi c'era il discorso di tradurlo costantemente e tradurre a lui quello che noi dicevamo, ma è stato effettivamente un bellissimo weekend che va a chiudere questa piccola avventura e per questi ragazzi se ne aprirà un'altra come l'inizio del secondo anno e a breve poi inizieremo anche con un altro primo anno a gennaio. E poi, vabbè, tu oggi cosa hai fatto? Oggi. Vero, perché intanto che ieri andavamo a parlare con Lorenzo, intanto eravamo in giro, cosa facciamo? Non andiamo a comprare un po' di piante, col mezzo più sbagliato tra l'altro per trasportarle, però ce l'abbiamo fatta anche in questo caso. Chi vuole andare a vedere negli ultimi post di Sono delle Facebook, foto c'è una inquietanti. foto di Max, questi alberi, che dalla foto tra l'altro non si capisce, sembra che siano dietro. In realtà no, ce l'aveva proprio in faccia, poi lui c'ha i dread, no? Quindi lui guidava ogni tanto doveva staccare i capelli dai rami. Io dicevo qua, ho riso tutto il tempo. Comunque, abbiamo comprato un po' di alberi da frutto e oggi, insomma, abbiamo, tranne uno, abbiamo trapiantati. È stato un bel momento, mi ha preso tutta la giornata, però è stato bello anche perché, insomma, l'albero da frutto rappresenta veramente il radicamento, il guardare molto avanti, perché non è una cosa che vedi nell'immediato, anzi,
queste piante, insomma, sono alte più o meno come me, quindi ora che faranno dei frutti, ora che assomiglieranno agli alberi come noi li intendiamo, ci vorrà molto molto tempo. E quindi oggi ho fatto un gesto sapendo che i risultati, insomma, saranno tra molto. E questo mi fa pensare a quando avevamo fatto la prima tranche della caparra per l'acquisto del casale. Ci siamo detti che cosa l'avevi detto te, mi pare, cosa possiamo fare che non abbiamo mai fatto in tanti anni in affitto, insomma, qualcosa che dicesse che era diventata casa nostra. E l'idea che ci è venuta in mente è stato piantare un albero. Li abbiamo piantato i primi 3 o 4, adesso non mi ricordo, perché effettivamente piantare un albero rappresenta ok, siamo qua e guardiamo al futuro. È stato molto stancante ma emozionante oggi. Sì, è molto significativo piantare un albero perché guardare veramente avanti nel tempo, senza quasi accorgersene, perché è ovvio che lui darà i frutti magari fra 5, 6, 7, 8 anni. Però in qualche modo è un gesto di grande cura e sono d'accordo che è molto legato al radicamento proprio, alle radici che uno mette nel posto. E in questo caso l'albero ha anche delle radici che proprio vanno a fondare nel terreno e quindi trattenere quello che è. E quindi iniziare questa nuova avventura degli alberi è stata veramente molto emozionante. Speriamo che possa continuare ancora come tanti altri alberi. E basta, novità. Per Novità a posto. ora Per basta. ora basta. Chissà Va dopo. bene. Ok, direi che allora intanto salutiamo Raffaele e Carlo che ci hanno scritto. Ciao, Ciao, ciao. no, ringraziamo anche Raffaele. Ecco, mi sono dimenticato, l'ultima volta non c'era a Salotto, che ci segue sempre. E si era ricordato del fatto che aveva nominato il fatto che stavano cercando una moto zappa, un motocoltivatore, e ci ha contattato e adesso tra qualche giorno, insomma, lui ne sa sicuramente più di noi e ha detto: oh, volendo io conosco una persona che la vende e andremo a vederli e verrà anche lui e ci darà una mano e grazie mille, ci incontreremo finalmente di persona e quindi ringrazio molto anche per la cura, perché non l'abbiamo nominato in quel momento, cioè ci ha scritto ricordandosi che avevamo detto, insomma vuol dire che ci ascolti e ci segui e ci hai voluto aiutare, quindi questa cosa davvero mi ha fatto molto molto piacere, non vedo l'ora di incontrarci di persona, ecco. Benissimo. Ok. Possiamo partire con il tema di stasera, che è un po' particolare. Maschere e trigger. Chi Diciamo vuol che partire? Chi vuol è un po' partire? Academy questa. Io non sono facilitatore, sono corsista dell'Academy, quindi arrivo per ultimo. Ok. Allora, Vai. maschere. Più che Academy direi che le maschere parlano di noi, della nostra vita e di ciò che per abitudine siamo appunto abituati a mostrare, cioè quei comportamenti, quegli atteggiamenti che riteniamo che ci rappresentino, che alle volte ci fanno star bene, ma alle volte anche no, però che abbiamo acquisito nel tempo perché ci sono stati utili. Maschere, ruoli, vestiti, sono quei comportamenti dei quali spesso non ci rendiamo più conto e soprattutto all'interno di una comunità della vita assieme, spesso vanno a caratterizzare le nostre giornate, le nostre difficoltà di relazione con gli altri e alle volte quando riusciamo, sono anche quelle che svelano qualcosa di noi di molto profondo. Il riconoscere queste maschere è una delle cose più, io direi, affascinante, ma perché affascinante? Perché
ci fa capire quanto siamo in grado di allontanarci completamente da noi stessi per apparire, per piacere, per mostrarci in un determinato modo. Non so, voglio fare l'esempio perché questo mi è venuto, quello che viene spesso definito la croce rossina nelle donne, quella che è sempre presente, vuole aiutare, il perfezionista. Sì, Sì, poi sono stereotipate, diciamo, chiaro. queste. Sono tutte quelle caratteristiche che alle volte ci piacciono anche di noi, eh? Perché alle volte ci aiutano a vivere le cose e a definirci, ma non sempre sono d'aiuto. No, io direi che Anzi. quasi mai sono d'aiuto, perché in qualche modo. Voi sapete che siamo molto legati anche a Wellington Quad, al concetto delle istruzioni originarie, di conseguenza Story diceva che il bambino nasce quasi perfetto praticamente, e poi poco a poco inizia ad allontanarsi da questo concetto di perfezione perché i condizionamenti esterni o comunque sia le situazioni che si creano, ma anche i condizionamenti interni che noi ci creiamo ci allontanano e in qualche modo noi col tempo iniziamo a crearci una nostra immagine che è enormemente falsa. Non siamo noi quell'immagine, ma ci fa comodo, come diceva Gabriella prima, ci fa comodo per essere o accettati all'esterno oppure per accettarci noi. Molto spesso è per l'esterno più che per l'interno, ma le due cose vanno anche un pochino in parallelo. Il problema è che è la cosa che più ci allontana dalla nostra vera essenza. E questo allontanarci dalla nostra vera essenza lentamente ci crea frustrazione, perché non essendo noi non possiamo esprimere noi. E in più, non essendo noi, non riusciamo a comprendere esattamente bene quali sono i nostri punti di lavoro. Perché nel momento in cui noi accettiamo come siamo, con tutti i nostri difetti, anche i nostri lati di luce e lati d'ombra, a un certo punto possiamo mettere in campo qualcosa per poterli trasformare. Ma se mettiamo le maschere, è come se noi in qualche modo la maschera copre, ok? Quindi fa sì che non si possa vedere. Ma siamo così abituati a non farla vedere all'esterno che ormai anche noi non la vediamo più. Quindi ormai l'abbiamo interiorizzata, come se fosse una nostra carta di identità, quel tipo di comportamento. Perché poi una maschera non è soltanto un atteggiamento, è tutta una costruzione di sottopensieri che poi portano anche a ci portano anche a ragionare addirittura in un modo che molto spesso è lontano da come vorremmo ragionare noi. Ma in qualche modo ne abbiamo un tornaconto. Un tornaconto nel senso che ci sentiamo accettati, ci sentiamo visti, ci sentiamo. Però è ci sentiamo, forse realmente non è così. E che ormai siamo così abituati che abbiamo perso un pochino quella nostra essenza e quella nostra trasparenza. E quindi lavorare sulle maschere è andare veramente a scoprire che siamo veramente noi. Ed è la cosa più difficile di questo mondo, perché ovviamente vuol dire scardinare un'immagine creata in tanti anni. E metterci a nudo e accorgerci che, insomma, non sempre quello che noi mostriamo all'esterno è veramente quello che siamo. Alle volte fa anche male rendersi conto e dover accettare il fatto che le abbiamo vestite per tanto tempo, che è come se fossero diventati la nostra seconda pelle, della quale in parte ci rendiamo conto qualche volta, perché qualche volta è come se non riuscissimo a farne a meno, vorremmo da un lato agire in un altro modo, ma tutto l'orizzonte si riempie di situazioni drammatiche che si potrebbero verificare nel momento in cui non agissimo così, che poi invece si verificano lo stesso, uguali, anzi forse peggiori, perché difficilmente ci avvicinano a ciò che noi vogliamo, cioè danno una soddisfazione a quel famoso compromesso che noi andiamo a raggiungere, ad accettare, ma che ci lascia insoddisfatti. Ma il fatto di guardarla in faccia e di accettarla
accettare il fatto che sia così, che per tanti anni li abbiamo indossati senza più neanche rendercene conto, fa paura, dà fastidio, diventa problematico, perché e se non sono questo, e allora cosa sono? E allora qual è quella cosa che dovrei, vorrei, mi piacerebbe fare? Sto usando tutti i condizionali, eh? Perché in effetti tutti questi atteggiamenti sono condizionati da qualcosa. Diciamo che spesso però a noi viene in mente di toglierci queste maschere già nel momento in cui iniziamo a comprendere che non sono così efficaci. Quindi, insomma, a un certo punto c'è anche lo stimolo a farlo e anche lo stupore a farlo. Molto spesso capita che effettivamente siamo così idealizzati con quel tipo di comportamento, quel tipo di atteggiamento, quel tipo di addirittura anche terminologia che andiamo a utilizzare, che può essere in parte spiazzante. Ma siamo in una fase in cui stiamo pensando che effettivamente non è più la strategia migliore quella, quindi la stiamo mettendo in discussione e stiamo comprendendo che avevamo un vantaggio, un tornaconto, non soltanto un atteggiamento. E quel tornaconto, quando riusciamo a comprenderlo, ci rendiamo conto che non ci basta più. E quindi lì è il momento che uno spinge il più possibile per togliere queste maschere. Molto importante è anche non essere soli. Diciamo che, dai, tiro fuori questa, Vai. ogni tanto la dico, da soli non si va nemmeno al proprio funerale. Almeno si spera. Da soli si ha un punto di vista solo che è per sua natura distorto. A me viene sempre in mente quando noi ascoltiamo la nostra voce registrata e la prima volta che la sentiamo, diciamo, a me, senti che schifo la registrazione, non è la mia voce. Quelli intorno ti dicono: no, no, guarda, fidati, è la tua voce. Adesso poi con i vocali, perché noi lo sappiamo che noi mandiamo un vocale, poi lo riascoltiamo, lo sappiamo tutti. Adesso con i vocali è sdoganata. Io mi ricordo la prima volta con il mangianastri che aveva il rec, no? E tutti a dirti: no, quella è la tua voce. E tu dici: no, la mia voce è assolutamente diversa. Perché noi nella nostra capoccia sentiamo la nostra voce in un modo che non è quella che sentono gli altri. Io penso sempre che un po' sia così per tutto, no? Noi ci vediamo dall'interno e non vediamo esattamente che cosa arriva fuori. E quindi figurati se riusciamo da soli a renderci conto delle nostre maschere. Uno, anche a capire che abbiamo delle maschere, perché la maschera è talmente subdola, perché che è talmente radicata che la identifichiamo con la nostra identità, cioè proprio la nostra identificazione. In più, ecco, questa cosa la dico perché mi è capitato di parlare di maschere con qualcuno e di sentirmi dire: ah sì, no, ma lo so che indosso delle maschere in certe situazioni, tipo al lavoro col capo oppure in quella situazione. La maschera non è un qualcosa che si attiva consciamente in certe situazioni, quella è un'altra cosa. La maschera di cui parliamo noi è proprio qualcosa che abbiamo imparato da molto piccoli, appunto, perché dovevamo difenderci da qualcosa e l'unico modo era, insomma, piacere ai nostri genitori, penso che, insomma, fosse il primo istinto che avevamo, e quindi abbiamo snaturato noi stessi prendendo degli atteggiamenti. E via e via questi atteggiamenti sono diventati dei valori o delle regole fondanti. Una regola fondante per me è una regola proprio che è intoccabile, è indiscutibile. Quando si parlava, penso a me, in passato di certi valori che mi guidavano anche verso la mia stessa autodistruzione, chi me lo faceva notare diceva: ma non ti rendi conto che questa cosa che dici, cioè, ti sta distruggendo? Come fai? E io rispondevo: sì, ma se, senza di questo io non sono io, perché io sono questa regola, valori, chiamali come vuoi, perché io ci credo. In realtà non è che io ci credo, cioè in quel momento ci credevo, magari ci credo ancora, però è un qualcosa che ho imparato, che ho messo in campo e che non sapevo neanche di fare in maniera così automatica. E
gli altri ci fanno da specchio, questo in qualsiasi momento, diciamo che in comunità, in una comunità come la nostra che vive cioè, che lavora quotidianamente sul cercare la propria essenza, tutto il lavoro di specchi, di feedback affinché appunto vengano mostrate innanzitutto queste maschere e poi vengano portate appunto da chi ti sta intorno e ti dica, guarda, e ti dice guarda, sei nella maschera di, insomma, non sei centrato, stai andando nel tuo automatismo. E questa cosa è costante, ovviamente, all'inizio anche solo accettare che ci sia questa cosa per me non è stato molto facile, perché è più un non è un fare le cose giuste o sbagliate, ma è capire che c'è un qualcosa di sovrastruttura che parla e che agisce al posto tuo, e ovviamente non ti dici, ma insomma, non è che sono 35 anni che comanda qualcun altro al posto mio, ovviamente sono io che guido. E forse non sempre esattamente così. Inizi un percorso che, come dicevi te, Gabri, non è piacevole, molto doloroso guardarsi allo specchio, come sentire la propria voce registrata e capire che quella non è la tua voce, ci metti un po' ad accettarlo e poi andare a fare vari step per poter essere liberi, liberi di scegliere che cosa fare, non nell'automatismo e non nella maschera. Anche scegliere dopo che si è compreso, scegliere anche in alcune situazioni di poter utilizzare, come diceva Michi adesso, non è sbagliato in sé, ma è sbagliata l'inconsapevolezza di questo, perché in alcuni momenti io posso scegliere di comportarmi in un determinato modo se ritengo che in quella situazione sia necessario, ma è una libera scelta. E non è una sovrapposizione di volontà, Non è una maschera in quel non è caso. la maschera, è una scelta. Perché se andiamo poi a guardare nel momento in cui andiamo a scoprire di che cosa sono fatte queste maschere, a che compromessi siamo giunti e perché le abbiamo utilizzate nel nostro passato, nella nostra storia. Nel momento in cui ne diventiamo consapevoli, ci rendiamo conto che sono tutte cose eventualmente a nostra disposizione, ma come scelta, come volontà, come risorsa, siamo in grado di affrontare determinate cose non in un solo modo, ma in 1, 2, 3, 4, 5, 10 modi, a seconda di quanto siamo vicini a noi stessi e al nostro desiderio e volontà di autenticità, per cui possiamo scegliere. E scegliere appunto se prendercela, arrabbiarci su alcune cose o lasciar correre, se reagire o parlare. Se confrontarsi o lasciare andare, stare ad ascoltarsi e scegliere vuol dire semplicemente iniziare a comprendere quali sono i movimenti che accadono dentro di me e andare a guidare la mia vita verso ciò che voglio veramente. E chiaramente, quando ho conosciuto o riconosciuto le mie maschere, non semplice, posso permettermi di farlo, ma se ne sono inconsapevole è praticamente impossibile. Io credo che più che altro, più che scegliere, è comportarsi in modo più autentico, nel senso che non è che andiamo a scegliere poi un comportamento, ma essendo autentici sappiamo in quel momento se siamo arrabbiati, se non siamo arrabbiati, come siamo, ed essere autentici è sicuramente uno dei fini primari che l'essere umano ha in qualche modo. Quindi sicuramente puoi andare a scegliere una serie di comportamenti rispetto all'ambiente in cui sei, ma senza snaturarti, nel senso che prima Miki parlava appunto della maschera col capo. Quella è una maschera che tu metti col capo, non è un metodo di comportamento.
mi ricordo un mio capo che mi faceva notare chi era molto ossequoso e poi usciva un fumetto grosso come una casa in cui diceva tutt'altro, diceva. E lì non è essere coerenti, ciò non vuol dire che uno deve appunto aggredire il capo di per sé, ci può essere un comportamento rispettoso per il ruolo, ma ci può essere anche poi un portare realmente ciò che stai pensando. E così anche nella nostra vita, la ricerca della nostra autenticità passa anche il fatto da uscire da quegli schemi che noi ci mettiamo e molto spesso per dire noi mettiamo anche delle maschere per evitare di arrabbiarci. Mentre invece arrabbiarsi fa parte della nostra vita, nel senso che se siamo arrabbiati e non ci arrabbiamo, non eliminiamo la rabbia, la mascheriamo appunto, facendo finta con un bel sorriso di chiudere tutto. Ma dentro c'è qualcosa che ci rode e ci mangia, lo stomaco ci mangia. Quindi, insomma, in certe situazioni, in certi casi, forse è sano essere se stessi. Lo sarebbe sempre sano essere se stessi. E quello è il trovare meno compromessi possibili con se stessi. Quindi, in qualche modo, l'unico modo per eliminare le maschere è conoscere se stessi e esprimere se stessi. E questo può portare poi dall'altra parte anche una contropartita non sempre semplice, ma questo è il gioco. E questo è il gioco che noi vorremmo giocare fondamentalmente. E la comunità è un campo da gioco effettivamente molto intenso, diciamo, ma anche molto favorevole sotto questo aspetto, perché ci permettiamo. E permettendoci sappiamo che ogni tanto si può anche non essere proprio politically correct, però questo può portare comunque a scoprire meglio se stessi, perché ci permettiamo di liberare veramente la nostra essenza. E iniziare un pochino a sgomberare quei comportamenti che sono di compromesso, che molto spesso sono legati a non aver rotture di coglioni. Molto spesso. A me viene in mente un esempio, lo faccio su di me, su una cosa piccola, diciamo banale, quindi nulla che nulla di pesante, diciamo, perché in realtà di maschere ce ne sono varie, in realtà le indossiamo in certi momenti anche quasi tutti, però abbiamo le nostre preferite, no? Quelle con cui siamo più affezionati, che ci portiamo appresso da più tempo e che sono più dominanti. E una delle mie, Gabriella l'ha definita lo sbruffone, non inteso che insomma vado in giro a fare lo spaccone, anche se ogni tanto accade, nel senso lo sbruffone è un po' quella figura che logorroica, che parla tanto, che si inserisce in ogni discorso, voi che seguite il salotto ne sarete già ampiamente accorti, è quello che ha sempre la battuta, quello che fa la battuta, quello che stempera, ma essenzialmente è quello che sta in ogni situazione, deve stare un po' al centro. Per me era sempre stata la normalità, no? E quando sono arrivato qua ero ancora più logorroico, pesante anche nel mio scherzare, tutto troppo, tutto sentivo molto il bisogno quando c'erano degli ospiti o comunque c'erano persone di essere sempre in mezzo, sempre alle situazioni. E quando mi sono accorto della mia maschera, ho capito una serie di cose. Appunto, come dicevamo, in sé alcuni comportamenti non è che siano sbagliati, cioè se uno ha la capacità di portare un po' di leggerezza, di sdrammatizzare con una battuta, buono. Se uno ha la capacità di stare con le persone, di stare a suo agio con le sue persone, buono. Se uno ha qualcosa da dire, riesce a dirlo, insomma, bello. Diciamo che lì era, non nasceva appunto dalla voglia di comunicare, dalla voglia di stare con gli altri, ma nasceva da questo mio bisogno totalmente inconscio di essere visto, perché io nelle situazioni non mi sentivo visto, neanche dove ero lì in mezzo e tutti intorno. Cioè, io costantemente. Io ho questo bisogno antico di essere visto, che non era neanche la realtà. E su quello ho modellato tutto un mio modo di fare, che ancora oggi rappresenta la mia personalità. Cioè, nel senso, io non è che a un certo punto ho guardato le mie maschere, ho smesso di parlare, non faccio più una battuta, quando arriva la gente io mi defilo. Anzi, però nel momento in cui ho capito che c'era dietro questo bisogno irreale,
che, e questo mi portava davvero a vivere quella battuta, non con la leggerezza del ridiamo insieme, ma con quella pesantezza del oddio, se non dico qualcosa che fa ridere, non piaccio. E quindi devo inventarmi una cosa e devo essere in mezzo alle situazioni, le persone devono ascoltarmi, le ragazze tutte devono guardare me, non posso guardare gli altri, tutta una serie di cose. E mi sono, appunto, non so dire, allenato, insomma, ho lavorato su questa cosa e ancora sono nel pieno. E dopo dei primi momenti burrascosi, perché le prime volte che ti vedi le maschere, la reazione è o no, non è vero, io sono perfetto così, o magari dall'altra parte, ecco, vedi, faccio schifo, non avevo visto niente di me, mazzo, che persona orribile che sono. E appunto, te ne stai zitto, ti verrebbe da fare una battuta, non la fai, e passi dal livello opposto. Poi quando inizi a vedere le cose in maniera sana, la cosa interessante è che non c'è più una forma di controllo, c'è una forma di attenzione ma più di controllo, dove ovviamente non vai a lavorare sul parlare di meno, non dire una battuta divertente, ma vai a lavorare sul bisogno di essere visto. Quando inizi a lavorarci e cala questa sensazione di bisogno, automaticamente la volta che porti una battuta è perché è veramente qualcosa di simpatico da dire e crea un'atmosfera leggera. La volta che parli, non penso a tutti gli open day, tutte le volte con gli ospiti, il salotto stesso, non parli perché, oddio, non mi stanno guardando da 5 minuti, adesso intervengo io e parlo per mezz'ora e parlo solo io, perché se no non esisto. Ma parli proprio perché vuoi portare qualcosa, perché sia utile alla conversazione o perché stai esprimendo veramente una parte di te. E succede sempre più in automatico. Poi c'è la volta che di nuovo, soprattutto nell'allegria, è un po', insomma, quando sono allegro, lì difficilmente ritornano le vecchie cose. E però, insomma, poi te ne accorgi e dici: ah, beh, forse a sto giro ci sono caduto ancora. Vabbè, dai. E senza, cioè, non diventa più un controllo, forse il controllo è il primo passaggio. E poi è bello perché adesso so che se prima davvero era una battuta ogni 3 secondi, per cui la maggior parte facevano anche schifo, erano pesanti fuori luogo e davvero non rendeva più piacevole. Adesso so che quando la dico, magari non uscirà benissimo, non sarà bellissima, però il senso è pulito e quindi anche il campo che si crea è un campo pulito e autentico. Nell'autenticità, una battuta infelice, sbagliata ci può stare perché appunto ha un significato diverso che il dover, insomma, piacere, essere visti, eccetera, eccetera. Dici niente. Allora, dicendo il discorso delle maschere che a un certo punto si sta male a vedersi le maschere, mi è passata la voglia di fare l'Academy. In Ci realtà tieni non è tanto a vero. tenerle? In realtà non è. Sei così felice di tenerle? Sei affezionato? No, non voglio stare male. No, in realtà sì, qualcosina si riesce a vedere anche. Comunque, vivendo in una realtà come questa, che insomma ci si fa da specchio bene o male 24 ore su 24, è un pochettino più accelerata la scoperta di queste cose. Ovvio che un lavoro fatto apposta è sicuramente più efficace, infatti è per questo comunque parteciperò l'anno prossimo all'Academy. La via del cambiamento, La via del fondamentalmente. cambiamento, la via del cambiamento. Questo cambio nome è difficile da Dobbiamo entrare inserire. ancora nel. Perché se è concluso il Sì, primo anno di Academy, Academy. inizierà il Esatto. primo Primo anno anno della della via del via del cambiamento. cambiamento. L'anno Esatto. prossimo, Circolo. questo. Il Adesso cambiamento cambiamo il nome tutti tutti. gli anni. Così si scrivono sempre al primo anno, continuano all'infinito. Sì. Tipo Star Wars, che c'è Star Wars sotto il titolo, in base al titolo sai a che anno hai partecipato. Quindi sì, ovviamente io non ho fatto l'Academy, quindi non ho avuto il tempo di chiacchierare con voi su che cosa sono i trigger. O Quindi su mi come si faccio. scrivono O come si anche. scrive Come si anche, perché scrivono. effettivamente ve l'ho chiesto prima come si scriveva.
Allora, trigger è una parola che abbiamo scoperto quest'estate, almeno io ho scoperto quest'estate, prima non sapevo neanche cosa volesse dire. E ce l'ha portata Simon proprio, durante il Summer Camp, in cui durante una sessione, un pomeriggio mi sembra, parlò di questi trigger. Che all'inizio io capii Tiger, e quindi capisce che c'era qualcosa che non funzionava in questa cosa, i tigri, e dove sono questi tigri? Invece i trigger sono degli eventi scatenanti, cioè il trigger è un grilletto praticamente, se si traduce letteralmente dall'inglese. E il grilletto all'interno della pistola è quello che poi innesca la scintilla proprio, che innesca la polvere a sparo e spara il proiettile, no? E la cosa interessante del trigger è che sono quelle scintille scatenanti fondamentalmente, che portano in emersione poi un nostro disagio. E lo colleghiamo anche alle maschere perché poi innescano poi tutta una serie di comportamenti da parte nostra. E proprio questo weekend dell'Academy, tra l'altro, ci siamo molto soffermati su questo, perché nel momento in cui andiamo a scoprire le nostre maschere, è molto importante comprendere tutti i sottopensieri che vengono creati e in particolar modo quelli che poi sono i più scatenanti, sono. C'è qualcosa che innesca, e qualcosa anche molto spesso è inconscio delle volte, eh. Nel senso che non è così chiaro il perché parti da una cosa e arrivi poi a tutt'altra, però in qualche modo c'è qualcosa che ha un filo conduttore e che ci riporta. E quei trigger parlano molto di noi, perché in qualche modo è andare veramente nella distonia della nostra essenza, perché sono quelli che ci portano poi, è il primo innesto che ci porta poi lontano dalla nostra vera essenza. Ed è stato molto interessante con tutti i partecipanti andare a vedere proprio i comportamenti e a ritroso i pensieri che venivano creati e le cause scatenanti che potevano essere. Ed è un bel esercizio perché è un ottimo modo per potersi conoscere e comprendere. Perché in generale cosa avviene? Noi diamo causa all'esterno noi, per cui c'è quel comportamento, quel tono, quell'atteggiamento, quel trigger, no? Che in noi risuona in un determinato modo. Ed è come se andasse a fare la scintilla su una miccia che va ad accendersi dall'esterno, ma che può poi alla fine andare a scoppiare nel momento in cui all'interno di noi c'è quella polvere da sparo che ci fa sentire in un determinato modo e implica in noi il fatto di un determinato comportamento, che è quello che abbiamo detto che abbiamo utilizzato per difenderci dal dolore e affrontare la realtà. Il lavoro che è stato fatto proprio questo sabato e domenica, una parte del lavoro che è stato fatto proprio su questo innesto, Nesco. innesco, che mi viene da dire grazie, con grazie, abbiamo fatto con molta grazia, Un po' di creanza, un po' di diciamo. Creanza, della creanza. creanza. Maniera creanzosa. E il senso è stato proprio questo, cioè comprendere che cosa fa scattare quelle note dolenti che poi vanno a determinare una cascata di reattività e di modalità. E appunto la scoperta di questo, che come dicevamo, è incentivata in comunità, proprio perché questi contatti continui con le persone, questi tra di noi, ci fanno sentire più tranquilli nell'espressione, ma ci permettono anche di tentare a riconoscerli, a trasformarli, proprio
proprio perché l'obiettivo che ci poniamo è proprio quello di avvicinarci il più possibile alla nostra autenticità e al senso del nostro cammino qui, che possiamo raggiungere solo attraverso l'autenticità. Sì, mi viene da dire anche a me perché senza la nostra autenticità noi non possiamo evolverci in qualche modo, siamo sempre incastrati in qualcosa che non siamo noi e quindi in qualche modo è come insomma, camminare, fermarsi e poi sempre al primo bar che c'è di fianco e quindi il nostro cammino sarà sempre molto più complicato. Sarà. La cosa interessante, a mio parere, all'interno della comunità è anche il fatto che abbiamo delle persone intorno che ci osservano e ci osservano con occhi diversi in qualsiasi caso ed esiste un pass in comunità. Nel senso che il pass è quello che permette poi di portare alla persona un feedback, portare alla persona che ha notato qualcosa, che non vuol dire che sia vero, ok? Ma è uno spunto che uno si prende. E quando uno inizia a prendere tanti spunti, insomma, di qualcosa se ne fa, fondamentalmente, se ha voglia ovviamente di evolvere e crescere. Ed è per questo che effettivamente la comunità è un ambiente estremamente fertile per poter lavorare su questi aspetti e in particolar modo nell'andarsi a guardare, perché come diceva Michele prima, la nostra voce sul registratore non è quella che noi sentiamo e quindi all'esterno chi ci sente la conosce già la nostra voce e in più, non essendo le nostre dinamiche, è molto più facilitato a guardare gli altri, perché noi siamo molto più facilitati a guardare gli altri piuttosto che noi stessi. Ma se si va in croce con le persone, questo insomma va un po' a compensare e quindi questo aiuta molto, aiuta. Sì, la base di tutto è la fiducia. Ovviamente. È chiaro che, chiaro, in un mondo, non questo, un mondo basato non sulla fiducia ma sulla paura, la maschera diventa un elemento indispensabile perché c'è qualcosa da cui doversi difendere. In una vita basata sulla fiducia non devi difendere qualcosa, non devi proteggerti da qualcosa e quindi puoi esprimerti. Quindi scegliere di vivere nella fede e non nella paura è un cambio di paradigma che poi porta a lavorare sulle maschere, sulla propria autenticità. Ma di contro, lavorare sulla propria autenticità porta a vivere veramente nella fiducia e a lasciare andare le paure. Anche lì non c'è un punto di partenza e un punto di arrivo. Da parti da uno, arrivi all'altra e continui a lavorare sulle due cose. Non viene prima l'uovo o la gallina, boh. Quindi è un lavoro costante. E poi stai meglio. Quindi è chiaro che nei periodi di passaggio stai male. Appunto la crisi, la prima volta che ascolti la tua voce dici: figa, che voce di merda che c'ho, perché io me la immagino invece io me la sento più bassa e più greve, ma molto più di quella che è invece è tutta squillante e lo dico, fastidiosa. Per me allora all'inizio pensi che fai schifo, e dopo poi invece non è quello assolutamente, anche perché tu sei lì a dirti la mia voce fa schifo. E tanto quelli intorno a dirti: boh, Ma mi sembra così non vedo il tanto. problema, non vedo il problema. Non Ecco, canti, quindi quindi qual è il problema alla quando canto fine? potrebbe essere un Potrebbe essere problema, un problema. Lo effettivamente. dicono Quindi. anche a me questo, tra l'altro. Però volevo portare un esempio che mi è venuto in mente, era quest'estate, mi pare, su un discorso di trigger che per me è stato molto forte. Insomma, eravamo qua, un campo ragazzi, eravamo qua, ecco, e stavamo divertendo, facendo festa, è arrivata una persona e ha fatto un po' lo sbruffone, anzi l'arrogante, diciamo, si è posto in una maniera, ha detto due frasi e se n'è andato via. Non è stato un momento piacevole per nessuno, e va bene, però. Arrivato, ha detto cosa doveva dire, qualcuno gli ha risposto e la cosa finita lì. Io sono letteralmente andato fuori di me, ero arrabbiato, ma non era solo una rabbia, ero ferito, mi sono sentito, l'ho detto più volte, disonorato, cioè mi sono sentito umiliato e per me era inconcepibile lasciar cadere lì la roba. E a parte la sera barra notte che ero veramente fuori di me
e c'erano le persone intorno che dopo un po' lo sfogo iniziale, che vabbè, non ripetere, si può capire, non era una situazione piacevole, però ha iniziato a dirmi adesso mi chiede, adesso basta, cioè adesso ma ti rendi conto, cioè, adesso veditela un attimo. E io non capivo, e più la gente mi diceva, oh, calmati, cioè, è tutto a posto, più andavo fuori di testa, perché non solo la situazione non era stata presa in mano, ma la gente intorno mi tradiva, perché non vedete che cosa è successo. Sono andato avanti tutto il giorno e tutto il giorno dopo. Il giorno dopo, noto tra l'altro che tra le varie persone c'era chi, sì, vabbè, è andata così. Basta, ne ha parlato, borbottato, è finita. Chi ci rideva sopra? Ma ci rideva davvero sopra? E chi diceva, ah, ieri sì è successa quella roba, se l'era dimenticata. E quindi avevo costruito veramente un castello, non perché avessero ragione gli altri, ma io poi ho iniziato a chiedere, ma non ti sei sentito offeso, umiliato? E tutti a dire, no, che umiliato, quello là ha voglia di fare lo sbruffone, è un problema suo, insomma, preso suo, è stato 20 secondi e se n'è andato. A noi che ce frega, qual è il problema? Non ci ha cambiato minimamente la vita. E mi ero accorto che a me aveva cambiato completamente la vita. Per me era davvero una questione di vita e di morte in quel momento. E ci è voluto anche parecchio tempo e parecchie discussioni legate poi anche ad altre situazioni per capire veramente cosa c'era dietro, perché di oggettivo non c'era nulla. E lì ho capito come a volte confondiamo anche autenticità con spontaneità. Noi usiamo spesso questa parola, ma sono spontaneo. In quel momento sono stato molto spontaneo. Io Direi di sì. non trattengo la rabbia, poi non vado a menare la gente, ma io non ho problemi a mostrare la rabbia, anzi, tendenzialmente non ho questo limite, tra virgolette. E lì ero spontaneo nella mia rabbia, ma non ero autentico, perché l'autenticità è il capire che cosa è successo. Tu lì che male ti è stato fatto, perché io mi sento così disonorato? Sta cosa non parla di lui che è venuto a fare sta roba, parla di me che mi ha toccato qualche trigger, probabilmente fortissimo. Quindi anche questa spontaneità. La spontaneità è una buona scusa per le maschere molto spesso, quindi l'essere spontanei vuol dire, sì, sono spontaneo nel senso non mi controllo, lascio fluire le emozioni. Da un certo punto di vista può essere una qualità, ma se la spontaneità non è collegata all'autenticità, ma è collegata alla maschera, semplicemente tu passi in linea diretta in quel trigger, in quella tua regola, senza fermarti a domandarti, è una scelta mia questo valore, questa regola, questo senso di eccetera, eccetera, o mi sto portando appresso un peso talmente grosso che quando tutti gli altri sono sereni, io sono ancora lì a farmi il sangue amaro. E liberarsene non vuol dire che arriva uno, ti dà uno schiaffone e tu dici, non c'ho le maschere, non è quello il punto. Non è, Grazie. sì. Però il punto è dire, ma io sto vedendo veramente con occhi di verità, di realtà libero quello che mi succede e sono padrone della mia vita o c'è sempre qualcosa di vecchio che mi comanda che cosa fare e soprattutto come stare? È stato per me un momento molto molto forte, anche perché ci è voluto parecchio tempo, davvero, non è stata una cosa che così immediata, eppure noi lavoriamo sulle maschere, io ho molta fiducia, eppure per me era incomprensibile. Quindi quanto alcune cose sono radicate. Ora ce l'ho ancora quella cosa, ma quando scatta almeno la posso guardare e dire, alt, è vera o è quella roba vecchia? E almeno mi pongo una domanda. Dove è triggerata? Mi trigger Quello che ancora. dicevo, puoi scegliere se in quel momento, tra virgolette, spaventare qualcuno ed è come scelta o lasciare andare perché stai guardando te. Prima parlavo di scelta, è un'opportunità che tu hai, poi scegli ciò che è meglio per te o per la situazione. Faccio l'eroe o non faccio l'eroe, in sostanza, perché l'eroe è un'altra, spesso un'altra maschera. Faccio l'eroe per cui resisto, faccio l'eroe per cui vinco, sono quello forte, quello che boh, difende la situazione
di una determinata situazione. Ed è proprio quel senso di, oltre alla ferita che c'è, attraverso la ferita, come voglio apparire, come penso sia meglio e giusto apparire, come divento qualcosa di ammirevole o non ammirevole, ma sicuramente, tra virgolette, io, questo lo faccio io e questo è mio, questo mi identifica. Ed è qui, è il casino che ci portiamo avanti per tanti, tanti anni, finché non arriviamo, come dicevamo prima, a iniziare a guardarli con occhi. Occhi meno giudicanti, ma con occhi più sinceri, più autentici anche in quel caso, per andare verso un qualcosa che è veramente, come diceva adesso Michi, molto più importante, che è quel nostro benessere, stare bene all'interno del cammino della nostra vita. E stare bene non vuol dire in ogni situazione non soffrire, vuol dire semplicemente andare verso un qualcosa che vogliamo. Per cui sì, scoprire le proprie maschere è proprio cambiare il modo di guardare a se stessi, senza maschere, e iniziare a svelarsi. Svelarsi a se stessi e svegliarsi agli altri. Sì, ovviamente le maschere le usiamo perché sono collegate molto alle nostre paure, alle nostre paure che possono essere interne o esterne, perché prima Michele parlava anche di fiducia, effettivamente c'è anche questo aspetto da mettere in conto, accettare le proprie maschere, iniziare ad andarle a guardare vuol dire iniziare a porre molta fiducia in se stesso anche, perché è quella che molto spesso ci manca e di conseguenza non avendo fiducia in noi stessi è meglio in qualche modo creare quella finzione che a noi sembra utile come strategia, ma perché ci torna indietro qualcosa di positivo, in quel caso appunto, no? E mettere invece questa fiducia è anche mettere fiducia poi negli altri, a un certo punto, diventa un aspetto quasi reciproco, diventa. Ed è un passaggio, perché nel momento in cui noi mettiamo delle maschere è perché non abbiamo fiducia negli altri, in noi e negli altri, perché abbiamo paura del giudizio che ci può arrivare, abbiamo paura di non essere accettati, ci sono milioni di sfumature dietro delle maschere che non mettiamo, o le usiamo appunto per emergere, per farci vedere, per farci notare o qualsiasi altra cosa. Nel momento in cui invece le mettiamo in discussione, iniziamo a fare un percorso per cui non sono più così egemoni, ma iniziano a essere insomma sì delle presenze, perché non possiamo pensare, pretendere che uno dopo 30, 40, 50, 60 anni di vita, nel giro di 5 minuti o nel giro di 2 mesi, tutto scompaia. Questo è una cosa, è un obiettivo irrealizzabile, ok? Quindi noi possiamo iniziare a comprendere un attimino come escono, a comprendere che ci sono dei campanelli d'allarme che effettivamente ci fanno notare che stiamo entrando in un comportamento distonico. E quel comportamento distonico per noi è così abituale molto spesso che facciamo fatica. E lì ci vuole allenamento. E ci vuole tempo. Quando però ci riusciamo, io devo dire che è una gran figata, nel senso che prima diceva Miki giustamente con l'esempio delle barzellette, un conto è riempire lo spazio con barzellette perché è un mio bisogno, un conto è farlo perché mi piace farlo e di conseguenza il campo che si crea anche di energia intorno è completamente diverso e lì è nel nostro potere personale farlo. Però ovviamente è complicato, però sta alla base di un percorso, perché se non riusciamo neanche noi a guardarci con occhi di verità, men che meno possiamo pretenderlo dall'esterno questo. Quindi il passaggio è sempre nostro, purtroppo, ma purtroppo è così, parte sempre da noi l'innesco, il trigger per poter poi anche cambiare.
E questa cosa della fiducia effettivamente è molto interessante, perché è un riequilibrare un aspetto di fiducia interno ed esterno. E lì vuol dire in qualche modo entrare anche in uno scambio energetico con l'esterno molto diverso. Visto che sono arrivate un po' di domande, Sì. volevo dire solo una cosa che mi è venuta proprio perché è un Va. salotto. Intanto che te parlavi, mi è venuta in mente questa cosa, che tra l'altro lavorare sulle proprie maschere è un gesto anche estremamente rivoluzionario per il mondo, soprattutto per noi che viviamo a stretto contatto con i nostri ragazzi, con i nostri bambini, perché una delle cose che si impara, cioè che si scopre, è che queste maschere, questi trigger, derivano tutti da cose molto antiche che abbiamo appreso quando eravamo bambini, quindi da piccoli, perché l'abbiamo imparato a nostra volta, perché abbiamo dovuto difenderci da una situazione di paura, appunto, e non di fiducia. E lavorare sulle proprie di maschere è un gesto che può cambiare il mondo, perché i bambini non imparano ciò che gli viene insegnato, quello che gli viene detto e ho spiegato, imparano ciò che vedono, imparano dall'esempio. E io penso che vivere in questa fiducia, nel potersi quindi nel poter esprimere la propria autenticità senza la paura di non essere accettato, di non essere amato e tutto quello che ne consegue, dà un esempio molto forte a un bambino piccolo. Io penso che se noi, insomma, da piccolo abbiamo imparato ciò che il mondo intorno a noi ci ha mostrato e noi ci siamo difesi da questo, ed è un mondo è un mondo dove non ti dice non avere fiducia nell'altro, abbi paura nell'altro, abbi paura di te perché tu non sei in grado, perché tu non vali. E non puoi dire solo a un bambino, a tuo figlio, devi credere in te. Il mondo è un posto bello e poi te non credere in te stesso e pensare che la tua vita faccia schifo ed era meglio che non eri mai nato. E lui imparerà che la vita fa schifo e che bisogna avere paura. E lavorare su di sé già mostra, magari non l'autenticità, la perfezione, chiamiamola così, non stiamo parlando di perfezione, però mostra il wow, ci sono delle situazioni, ci sono delle problematiche, ma ok, io mostro me stesso, io tiro fuori me stesso e non succede nulla di male, anzi, le cose vanno bene. E che esempio forte! E io penso che più uno è piccolo e impara la fiducia, più vivrà nella fiducia. Allo stesso modo, come noi da piccoli, più abbiamo imparato la paura e più fatichiamo ad allontanarci da questa paura. E quindi, noi che siamo una comunità, tra l'altro, io ci penso spesso che contiene quasi tutte le generazioni, manca dei nanetti, veramente Nanetti. nanettini appena arrivati, però questa circolarità per cui davvero non rimane solo a noi, noi stiamo facendo il nostro lavoro, ed è giusto farlo anche per noi per vivere meglio, però lo trasmettiamo. E io penso che a un bambino non gli puoi fare, anche se potrebbero ascoltare la serata di stasera e capirci moltissimo in realtà, perché quando si parla a cuore aperto, anche un bambino di 7-8 anni capisce molto di più di quello che di solito si pensa. Ma è poco utile forse prenderlo 2 ore e dirgli le cose che stiamo dicendo, ma è estremamente utile camminare quello che stiamo dicendo e portargli l'esempio. Automaticamente avrà una visione del mondo e di se stesso nettamente diversa da quella che abbiamo avuto noi, e in quello stiamo cambiando il mondo, e che era quello che volevamo fare. Ok, abbiamo già qualche domanda, intanto Grandi. su quello che dicevi prima della spontaneità. Pietro chiede allora che significato dà la spontaneità? Perché tu dicevi ovviamente può essere spontaneo nella tua maschera, può essere spontaneo nella tua autenticità. Chiede che significato dai alla spontaneità? Allora, di solito per spontaneità si intende che non stai a controllare razionalmente quello che ti accade e lasci andare, quindi a briglia sciolta. Quindi la spontaneità è tale in entrambe le situazioni, per cui è il dire lascio andare. Il punto è che quando lasci andare, come
comanda se tu sei a cavallo e lasci andare, inizia a tirare il cavallo. E se il cavallo è guidato dalla paura, lui scapperà da quello che ha visto e te sarai lì sbalzato. Sicuramente vai molto veloce, però è il cavallo che si è spaventato. Tu eri lì e magari stavi anche sereno. Un lasciare andare spontaneo è in realtà, cioè questa spontaneità potrebbe essere rivista non come il non mettere controllo sulle cose, ma iniziare a far emergere una parte autentica. Il problema è che per farlo devi fare Devi essere un'azione. autentico. L'essere autentico è necessità di un'azione, quindi non è che l'autenticità è tale per cui si manifesta sempre. L'autenticità c'è, ma noi abbiamo imparato a non esserlo. Quindi, i primi momenti devi Questo. parlare di maschere e mettere in atto un cambiamento, e quello è il momento di dolore, di fatica, perché all'inizio è difficile, perché devi stare a riflettere sul. E io ho fatto un periodo a farlo. Quando parlavo in pubblico, allora il problema è che molto spesso mi arrivava dopo che avevo parlato e me ne rendevo conto dopo. Poi sono migliorato e ho iniziato a farmi questa domanda, cioè mi rendevo conto che non ero pulito nell'intento. Mi facevo prima una domanda, cioè mi veniva sul adesso dico questa cosa, e la mia domanda era: ma questa cosa aggiunge qualcosa al discorso che stiamo facendo? È un qualcosa che sento forte, che voglio portare utile a chi mi sta ascoltando, perché lui mi ascolta poiché vorrebbe da me qualcosa, cioè uno scambio pulito, no? Oppure semplicemente il bisogno del fatto che, siccome hanno parlato uno, due o tre, io devo dire una cosa che magari ripete pure quello che è già stato detto, solo perché devo aprire la bocca, perché se non parlo e la gente non mi guarda, non esisto. Metto in campo questa cosa prima, e lì forse non sei troppo spontaneo perché qualcosa ti monta sopra, no, monta, no? Arriva, adesso parlo. Però vedo la differenza, e non è che è sempre l'uno o sempre l'altro, a volte uno, a volte l'altro. Quando mi rendo conto che è l'ego che salta fuori, dico: a sto giro stai giù. Il primo momento è fastidioso, perché qualcosa dentro di te ti dice: ma come? Hai sempre parlato, ma non parli, adesso non esisterai più. Ma il secondo dopo ti rendi conto che, wow, che bello, sono nella mia autenticità. E la volta che parli, però parli davvero, le persone ti ascoltano davvero, non appunto perché sei il saltimbanco della situazione. E quindi, dopo questi momenti di azione, di non spontaneità, entri in una nuova spontaneità, fino a che poi vai a perdere il farti la domanda, perché la tua nuova normalità è magari non il 100%, ma 90 volte lì e 10 volte là. Prima eri 90 volte là e 10 volte lì. Ma poi credo che la spontaneità esista solo nei neonati. Loro nascono spontanei. Dopodiché vengono, si devono adattare all'ambiente. E parlo proprio di neonati, non sto neanche parlando di bambini piccoli. Per cui sì, è vero, ma tutto ciò che noi facciamo fino a un certo momento della nostra vita è tutto acquisito, è tutto insegnato da qualcun altro. Poi ci risulta spontaneo, lo prendiamo come spontaneità. Io mi ricordo quando si iniziava a parlare della comunicazione non violenta, che si dice non è spontanea. Ed è vero, non è spontanea, perché non è quella che siamo abituati ad usare, per cui non mi viene spontaneo parlare in una determinata maniera e devo scegliere se farlo o non farlo. La spontaneità è quella del bambino che ti dice, quando è piccolino proprio, che una cosa provoca in lui dispiacere, dolore, mancanza, è il pianto del bambino, è la richiesta. Che spesso noi non capiamo. E allora si deve adattare anche lui a noi, perché noi non capiamo il suo linguaggio. Ma quella è la spontaneità. Sì, infatti molto spesso si dice spontaneità e per me si travisa con questo concetto di essere veri, di non avere filtri, ma noi abbiamo compreso che le maschere noi le mettiamo totalmente inconsciamente, quindi di che verità stiamo parlando? Cioè, se noi non sappiamo chi siamo, come facciamo a essere spontanei? Siamo semplicemente,
così, a ruota libera, ok? Quindi la spontaneità non è proprio sinonimo di veridicità, perché non serve passare dalla testa, è così immediato, cioè quel grilletto che spara è un movimento così veloce che noi non ce ne accorgiamo neanche nella Neanche. maggior parte dei casi, dei casi. E quella non è spontaneità, è semplicemente un comportamento reiterato nel tempo, così tanto che diventa così veloce che ci esce spontaneo. Reattività quasi Ma sembrerebbe. non è vero. Quindi, quando prima Mike diceva appunto spontaneità e autenticità, sono due cose molto Molto diverse, diverse. sono. E giustamente, come diceva Mike, tornare all'autenticità vuol dire smontare quel percorso che è veloce e renderlo per forza di cose lento. Destrutturare per andare Per verso. andare oltre. In questo senso era. Ok, poi c'è una domanda di Ariella che ci sta seguendo. Ciao Ariella. Ciao Ariella. E, come posso iniziare a smascherare le mie maschere? Con l'osservazione, con l'osservazione, perché credo che veramente prima parlavamo a un certo punto che noi iniziamo ad accettare di smascherare le nostre maschere nel momento in cui ci accorgiamo che non sono poi così efficaci. Se ti stai ponendo questo dubbio è perché ti stai accorgendo che hai dei comportamenti che continui comunque a portare nel tempo. E che ormai non sono, perché magari erano efficaci, ora Ariella è molto giovane perché ha 24 anni, forse erano efficaci 20 anni fa, ora forse non lo sono più, anche Anche 10 anni fa, 10 anni fa, magari. insomma. Però comunque sia, nel tempo questi comportamenti diventano parte del nostro essere, ma appunto perdono di totale efficacia e di conseguenza dovremmo iniziare a smantellarli. Ma siamo così abituati a metterli in campo che ormai non li facciamo. E quindi poco a poco attraverso l'osservazione di sé. Ci sono delle piccole fasi distoniche che le vediamo queste cose. Quelle maschere che noi mettiamo per appunto. Prima a me l'esempio del capo era molto forte. Chi sorride? Perché è così? Cioè, ha una posizione di potere, non voglio entrare in conflitto, ho problemi, faccio finta che tutto sia. Perfetto. Bisogna avere un minimo di creanza. Sì, Sì, certo. Sì. poi scoprirete cosa vuol dire. Comunque sia, Direi. appunto, questo sinonimo di creanza e di atteggiamento creante proprio è dato da altro, ma il nostro tornaconto in quel caso è abbastanza evidente. Noi quest'anno effettivamente ci siamo soffermati con Katia molto su questo concetto del tornaconto. Perché ogni comportamento che noi mettiamo in campo, in qualsiasi caso anche distonico, ne abbiamo un vantaggio. E scoprire quel vantaggio è estremamente importante. E se si va un po' ad analizzarlo, anche se non ci conosciamo tantissimo, poco a poco iniziamo a comprendere che vantaggio c'è. E ci accorgiamo che è un vantaggio che porta a un compromesso. E per poterlo debellare ci vuole un atto di volontà da parte nostra nel non accettare che quel vantaggio a noi non serve, non ci è utile. Anzi, col tempo è diventato addirittura dannoso. E forse quando iniziamo a sentire, forse non sono sicura, quando iniziamo a sentire quel lieve o forte conflitto interno, per cui iniziamo ad agire in un modo col senso del compromesso, otteniamo qualcosa, ma è un po' come se rimanesse sempre l'amaro in bocca, nonostante. Per cui, se riprendiamo l'esempio di Miki prima, mi metto al centro della scena per essere visto, ma poi non è mai sufficiente il fatto di essere visto. Per cui, ma è vero che sei visto nel momento in cui sei al centro della scena, ma nonostante io sia visto, Non sono ancora non sono c'è felice. qualcosa che non torna, perché non mi hanno visto mica spontaneamente, ho dovuto fare, ma è quello che hai voluto fare, perché lo volevi. Ecco. Quando inizia un'osservazione di sé in quel lieve o forte conflitto interno, lì è quella distonia che noi viviamo fra la nostra autenticità,
e i nostri comportamenti. Viene un esempio concreto. Io ho sempre avuto un pochino il pensiero di essere accogliente. E quindi anche quando abbiamo iniziato l'ecovillaggio, mi ricordo questo evento a Marano in cui la gente veniva quando voleva, nel senso che non ti chiamava, passava. E per me era importante il fatto comunque di accoglierli, di insomma, fargli fare il giro, spiegargli. E mi ricordo che un giorno, una domenica, erano tre persone di fila. E col primo l'energia c'era ancora, col secondo un po' meno, cioè col terzo io sono arrivato con dei fumetti che erano evidenti, erano. E c'era una persona proprio che a un certo punto mi ha chiesto: ma perché non l'hai mandato via? Non l'ha mandato via perché il bisogno era mio, non suo, sinceramente. Lui sì, era arrivato lì con un intento, ma io ho messo in campo il bisogno che io dovevo essere accogliente. Perché era parte di me, non potevo andare contro questa cosa. Ma lì si è innescato qualcosa per cui ho compreso che non era sano. Perché non lo stavo facendo con il senso corretto della cosa. Non lo stavo facendo con quel senso nutriente per tutti e due. Lo stavo facendo con un senso di obbligo. Perché se no, in qualche modo, non mi riconoscevo più in quello che pensavo che dovevo addirittura essere. E quindi mettersi in discussione è anche un'altra cosa molto importante. Perché facciamo molta fatica a metterci in discussione, ma farlo ci permette di guardare dei lati nuovi e che molto spesso portano una parte di verità, magari non tutta, ma una parte. Mi verrebbe anche da dire, però questo va di solito un po' più avanti in questo processo di esplorazione, mi viene in mente un'immagine un po' forte, però la porto lo stesso. Innanzitutto, beh, un altro modo per smascherare le maschere è avere fiducia e avere fede. In te, non nel te, quello spontaneo, quello che già conosci, ma nel fatto che in noi albergano più voci tendenzialmente e alcune urlano più forte, sono quelle a cui siamo più abituati ad ascoltare e sono quelle spontanee, diciamo. E poi di solito ce n'è una che sussurra più piano di tutte le altre. Ecco, di solito quella voce che sussurra più piano è la voce dell'autenticità, però noi non siamo abituati a mettere fiducia in qualcosa che noi non conosciamo e scegliamo quello che già conosciamo. E quella è la fiducia in sé, fiducia nell'altro, magari non nel tuo capo che vuole solo il risultato, ma intendo fiducia in chi ti è intorno e che ti vuole bene e che magari vede una serie di cose e te le rimanda, non quello che litiga, ma insomma chi ti sta intorno e cerca di portarti un punto di vista, un po' di. È quello che ti dice, guarda che la tua voce è questa qua, oppure non è che la tua voce è questa, ma io sento la tua voce acuta, non è, io non la sento grave, la sento acuta. E nel capire che l'altro non ti sta appunto attaccando, vuole rubarti qualcosa, vuole smantellare la tua identità, vuole solo darti un punto di vista che tu per forza nella tua capoccia, nel tuo punto di vista non avevi. E il che non vuol dire, come dicevi te, che è la verità, perché poi ognuno vede cose diverse, ma aprirti al fatto che se dall'altra parte c'è un punto di vista, appunto, mi fido di te che non mi stai dicendo una cosa per fregarmi, che non c'è una minaccia, ma semplicemente accettare che c'è un punto di vista diverso. E qua arriva quella cosa che volevo dire, questa accettazione che noi chiamiamo resa, cioè a un certo punto ti devi arrendere. Io mi ricordo al secondo, terzo modulo dell'Academy è saltata fuori una mia maschera forte, triggerato in un istante. Qualche domanda mi avete fatto forse voi due, non mi ricordo, forse Katia. E lì la mia maschera è uscita e ha difeso se stessa, perché è stata proprio smascherata e minacciata. E lì, senza rendermene conto, la maschera si è difesa. Proprio uscita, si è messa davanti a me e ha detto: adesso ci sono io. E combatteva. Le maschere combattono molto bene. Le mie, che tra l'altro, tra le mie maschere c'era appunto in quel momento uscita la maschera del samurai, del guerriero, e voglia se non c'aveva voglia di combattere lui. E
E finché era lì a difendere qualcosa, credendo di avere qualcosa da difendere, non c'era questo passaggio, non c'era questo veder pulito. La chiave di cambiamento è stata la resa. Ok, mi arrendo. Non è come dici te, ma forse è come dici te. Forse c'è qualcosa che io non vedo. Forse il mondo non è esattamente come lo vedo nei miei occhi. Forse la mia voce non è quella che io credo essere e aver sempre sentito. E quel momento di resa, che sembra una roba brutta, ma in realtà ci vuole un atto di coraggio e di forza immensa per arrendersi, quella resa porta invece a scoprire l'autenticità. Quindi quel gesto di resa ti porta alla forza, mentre quel gesto di resistenza ti porta alla debolezza, cioè il non sapere chi sei e continuare a reiterare ciò che ti ha portato fin qua. E la domanda poi è molto semplice. Se sei contento di quello che sei, di quello che hai, di quello che fai, ottimo. Ma se forse, come diceva Gabriella, c'è sempre quella nota amara, c'è sempre quell'insoddisfazione, pure quando dovresti essere soddisfatto di tutto, forse vuol dire che la domanda è cosa posso cambiare di meno degli altri per. E se vuoi cambiare te, la prima cosa è guardarti con occhi diversi e a un certo punto arrenderti a questa cosa qua. Comunque, Ariel, avremo tutto un anno per poterla approfondire alla calma, quindi Sì, non è un problema. sì. Ok, allora abbiamo intanto Pietro che ti risponde, fa grazie per il chiarimento per la domanda di prima. Certo che questo passaggio che dici non è così facile, quello Autenticità. Beh, di facile c'è poco, Spontaneità. Esatto. Cose facili di Ok. solito sono quelle che ti portano lontano dalla veridicità. Beh, faccio un esempio. Oggi abbiamo parlato che è bello piantare gli alberi, bellissimo, ma io sono stravolto, cioè ho davvero la schiena rotta, c'ho un sonno della Madonna e ho beccato un freddo allucinante. Ma se volevo piantare gli alberi dovevo fare quella fatica. Se non facevo fatica e non scavavo bene la buca, non preparavo, a quest'ora Era già giù. l'albero si secca. Vuoi un albero, devi Bello. preparare il terreno, farlo nel momento giusto e non è facile, ma di facile no, esistono le cose facili, di solito ti portano molto, molto in Molto da breve. qui Le a lì, cose però. lontane sono difficili da e le cose belle sono anche difficili da mantenere, però è così, non ci si scappa. Va bene, allora nel frattempo ci siamo, siamo andati abbastanza a fondo nell'argomento. Comunque, se ci sono domande, se volete farle per ora, nel frattempo vabbè, abbiamo comunque tutte le nostre cose da dire sempre alla fine. Direi che è arrivato il momento di Ah sì, di svelare. svelare l'arcano. Allora, stasera eravamo a cena. Solo proprio perché non siamo minchioni per niente, No, no? siamo molto minchioni. Soprattutto una Infatti. serata serissima, tema delle maschere, quando cosa che scatena il finimondo, eravamo a cena e stavamo, non so come ci siamo arrivati. A un certo punto qualcuno dice, ma un minimo di creanza. Tu l'hai E l'ho detto, detto, sì, tu l'hai non me lo ricordavo. detto. Cazzai che vuol dirlo, dai. Ma che ne so, Di io non me lo ricordo, creanza. ormai vedi come sono spontanea. C'ho la minchionaggine spontanea io. E niente, pensa al mio ego come si è annullato. Ho fatto talmente tanto un lavoro sull'ego e sta cagata, l'ho detta io, manco mi ricordavo di aver detto io. Ho fatto il lavoro della È che non Madonna. gli basta più ormai, deve andare, Cioè, deve volare più alto, livello deve andare. esatto, devi andare Allora, il mio ego ha verso. fatto il passo successivo e siccome poi Aida che ha 10 anni ha chiesto che cosa vuol dire creanza, gli ha spiegato, cosa assurdissima tra l'altro che non si usa mai, sempre io per ridere ho detto stasera al salotto dobbiamo trovare il modo Di di inserire la inserire creanza. creanza. L'aveva inserito 2 volte, però senza forzare, cioè deve essere infilato quindi abbiamo riso perché siamo riusciti a inserire Infatti, creanza. appena è stata detta, Giorgia ha commentato con vi amo col Amo. cuoricino perché ha detto quando lo dite io vi rispondo col Ma in realtà cuoricino. lei sta seguendo solo perché Solo aspettava di creanza. capire se riuscivamo a E dire quante volte lo creanza. dicevamo? 2 volte. Siamo degli allegri Ok. minchioni e non ci smentiamo mai. È così, è così. Allora, intanto domande non ne sono arrivate, quindi Io volevo sì. ricordarvi 2 cose principalmente. Questo weekend ci saranno Open Day. Questo
Quindi se volete venire a trovarci e conoscerci di persona, se anche ci avete già conosciuto, riconoscerci un'altra volta, andremo a parlare sia della nostra realtà. Ormai gli open li facciamo su 2 giorni, c'è la possibilità di stare tutti e 2 giorni, oppure un giorno solo, mezza giornata, scegliete voi, insomma, c'è molta libertà. Siamo nel fluire ormai con gli open day. Però è molto interessante anche la domenica, in cui parleremo un po' di più del nostro progetto della Via del Cambiamento, e quindi ci soffermeremo un pochino su quello. Però diciamo che nel momento in cui siete qua c'è una comunità intera che è disponibile a rispondere alle vostre domande, curiosità, perché crediamo che sia molto importante far comprendere cosa vuol dire un progetto di vita come abbiamo scelto noi, e perché crediamo che possa essere veramente una scelta sana per il cambiamento. Magari non di tutti, però di molti. E quindi stimoliamo sempre il fatto che possa essere almeno presa in considerazione. E il 5 alle 21 ci sarà il primo webinar dedicato invece al primo anno dell'Academy. Quindi se volete qualche informazione in più, tra le altre cose ci sarà Michele e altri 2 partecipanti del primo anno che porteranno le loro esperienze. E quindi sarà anche interessante vedere il loro punto di vista e poi fare domande. Comunque noi andremo anche a spiegare un pochino più nel concreto che cos'è il mondo della via del cambiamento. E poi ribadiamo il concetto del Il capodanno. capodanno. Che tra l'altro ha già iniziato ad avere i primi iscritti, che queste persone saranno le prime a saper rispondere quando gli chiederanno cosa fai a capodanno. Sì, è una domanda molto importante, tra Che è l'altro. Per il importante vostro avere. ego, tra l'altro. No, per la vostra rottura di balle, perché cosa fai a capodanno è una delle domande più quotate nella storia delle domande Esatto, fastidiose. chi fa questa domanda e tu non vorresti mai passare il capodanno con lui. E quindi se già sai la risposta, Ed è vero, Sì. così potrai non passare il Capodanno con lui, ma passarlo con Esatto, con noi! noi, esatto. È quasi una minaccia questa In cosa, in questo questi casi. percorso di crescita barra gioco è un peccato che io non ci potrò essere, che faccio un'altra cosa, Sì, perché Michele andrà a fare il corso di Playfight, e quindi il prossimo anno sarà una delle attività che porteremo all'interno anche sia integrate nelle nostre attività, ma credo anche proprio come attività a sé stante, quindi sarà molto interessante. E nel prossimo Capodanno. E nel prossimo Capodanno, Assolutamente. giustamente. Però tra l'altro cade gli stessi identici giorni, Giorni, proprio sì. gli stessi. Non posso manco beccarmi un po' l'inizio, un po' la fine. Non vedrò neanche gli Dispiace, ospiti. A stavolta cena, no. forse. Stavolta no. Stavolta. Noi conosceremo persone che tu non E io conoscerai. conoscerò persone Ma che voi non Ma per conoscerete. noi non è Ma un noi non problema. è un problema, È vero. No, però scherzi a Facciamo delle parte. foto, con chi No. verrà faremo delle foto che presenteremo poi Io a Michele, in dei realtà, brevi short. se fossi stato qua, avrei voluto anch'io partecipare al gioco perché a me piacciono Appunto. i giochi di ruolo, mi piace questa Sì, che commistione sarebbe stato devo. un grande narratore, tra Sì. l'altro, Mike. Prossimo, Allora, prossimo, infatti voglio fare il non disperdiamo queste cose. narratore, lo farò. Vabbè, domani sera inizia anche il corso dei saponi solidi Ecco. online. Se qualcuno fosse interessato, ci sono ancora posti per potersi iscrivere. Anche per l'open day, anche perché Anche domani è prima, giovedì, infatti. l'open day sono sabato e domenica, quindi se avete intenzioni, ecco, di Ditecelo. andare, di farcelo sapere così ci Non organizziamo. fateci la sorpresa, è sempre gradita, però non fateci la sorpresa scadente. Basta. Altre Basta. cose? Ok. Per il momento questo è Sì, poi se ok. domattina ci verrà in mente un'idea, dopodomani la facciamo. Ve la diciamo Eh comunque, non sì, preoccupatevi che non ce la vediamo proprio. per noi. Quindi ok, niente, non ci sono altre domande. C'è Pietro che ci scrive: io via social vi seguo da tanti anni, verrei molto volentieri a trovarvi. Un abbraccio dalla Sardegna. Un giorno andremo anche in Sardegna. Andremo Allora, se anche. vieni tu ci fai un Ah piacere, sì, nel chiaro. senso che muoverci tutti noi e venire a casa tua può essere un problema. Però comunque sia, insomma, capisco la distanza, ma programmato non sarebbe così impossibile. E Carlo che ci scrive: io la vigilia e anche il giorno di Capodanno lavoro, quindi Ecco. non può esserci, Mannaggia, Carlo però Genova. Carlo Genova, Grande sì. Carlo. Ciao Carlo. Ciao Carlo. E niente, anche questa sera è stata una bellissima serata. Abbiamo ogni volta, cioè non lo so se abbiamo idea di stare dentro l'ora ogni volta, ma comunque ogni volta viene L'ora fuori minimo è un'ora e infattibile. mezza, Dai, ora infatti, non si può però fare.
non so, ci piace e quindi andiamo avanti sempre un sacco di tempo. Quindi, Butto grazie. una Vai. domanda, perché ci è venuta in mente questa idea. Per un salotto, a parte che se avete, ecco, un'altra cosa che mi Bravo. Sì, beh, sì. consigliava, diceva Nadia, di ricordare che se avete dei temi che vi possono interessare, noi abbiamo già un po' un elenco, però può essere interessante. Se c'è qualcosa che vorreste che trattassimo nello specifico, ditecelo, non solo durante le dirette, ci potete mandare un Sì. O messaggio lasciate nei o potete commenti. scriverlo adesso e noi lo Sì. leggiamo comunque. C'era venuto in mente di fare una puntata sul vocabolario di tempo di vivere. Inteso, noi abbiamo tutta una terminologia oggi per dire, abbiamo parlato di maschere, di trigger. Trigger, ad esempio, fa parte del nostro vocabolario, come l'essere in dinamica, e molte cose sono in realtà estremamente serie, anche le gestualità che facciamo per non parlarci uno sopra l'altro, Qui hanno. vogliamo però una presenza telefonica almeno di Carlo Genova. Sì, Ah sì, abbiamo perché, bisogno di ma no. Carlo. Perché Carlo ci ha fatto vedere tutta una parte della nostra terminologia interna rispetto agli spazi, e quindi vogliamo una sua Quella. testimonianza diretta di questa Esatto, cosa. quindi ci piaceva l'idea di fare una parte seria e poi la parte. Non è che non è seria, però di tutte quelle terminologie che abbiamo noi, tra cui anche come chiamiamo le varie I stanze, i luoghi. posti e i E luoghi, Carlo e lo sa bene. Carlo ha fatto quando è stato qua, Stato fantastico. no, più di uno, ma era veramente, quello lì era Simpatico. veramente eccezionale, che sono, per noi sono normali, però per le prime volte chi viene rimangono tutti a bocca aperta, siccome anche Max. Si ricorda, la cosa che si ricorda la prima volta che è arrivato qua, quando gli ho fatto fare il giro, gli spiegavo i nomi dei luoghi e lui potrebbe essere una cosa simpatica e non so, potrebbe essere Sì. qualcosa un po' diverso. Abbiamo fatto tra l'altro delle puntate belle, Sì, insomma, il gli percorso di addii. crescita, gli addii, le maschere, insomma, magari anche un po', no? Andare un po' sul soft. Carlo ci ricorda la canzone di Tempo di Vivere. Arriverà, Stiamo preparando stiamo parlando. la puntata musicale, quindi musica in diretta. Dobbiamo capire come farlo. Ovviamente ci sarà la cazza di Tempo di Vivere Ovviamente, all'inizio, alla bisogna. fine, ovviamente. Certo, Perché? sì. Però insomma la stiamo programmando. Però quella è un pochino più complessa da fare, va un attimo organizzata. Ma faremo anche il concerto live streaming. Insomma, Live streaming, esatto. ok. Dai. Bene. Bene. Quindi grazie a tutti, ci vediamo per chi viene all'Open Day, ci vediamo sabato e domenica e per gli altri ci vediamo mercoledì alla prossima puntata del salotto. Ricordatevi il Esatto. 5, presentiamo l'Academy Uno, online. il 5. due, tre, Che il quattro, 5 cinque, è prima del martedì. È salotto? prima? Martedì. È Quindi, martedì, allora allora, prima prima del del salotto. martedì webinar, la via del Esatto. cambiamento, mercoledì salotto. Salotto. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie, ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao. Ciao.